meglio in area di rigore o in cucina, visto la tua passione per il cibo? Ma devo dire che ogni cosa ha il suo tempo. In età giovanile è molto meglio il calcio, adesso devo dire che mi diletto appunto di cucina, ma io sono soprattutto, e mia moglie è quella che agisce in cucina, io mi occupo dei vini, ecco, questa è la mia grande passione. Pietro Paolo, partiamo dalla fine. Prima della tua ultima esperienza a Lecce c'è stata questa grande esperienza a Milano. Cosa ha rappresentato per te? È stato il culmine della mia carriera. Sono arrivato in questa società volendo ritornare ad alti livelli. Inizialmente non lo era, però dopo ho avuto la fortuna che c'è stato l'ingresso di Silvio Berlusconi e questo ha portato a un potenziamento della squadra e quello e tutto quello che di bello poi è venuto per il Milan e per me. Cosa ricordi del tuo esordio? Tu hai esordito giovanissimo, 17 anni. Grande, come sempre, grande emozione, però devo dire che sono nato pronto, ero già pronto quando ho esordito a 17 anni, logicamente con le dovute difficoltà visto l'età, ma a poco ho fatto l'abitudine anche ai grandi palcoscenici. Recentemente abbiamo intervistato Gianni Rivera che diceva in questo calcio di oggi difficilmente si vede un giocatore esordire ad un'età così giovane. Che differenze ci sono, Pietro Paolo, tra il calcio del vostro tempo e quello attuale? Ma non sono d'accordo con Gianni, direi anzi che oggi è più facile esordire giovani, vista la qualità che è scesa molto secondo me nel nostro campionato. Non siamo più competitivi a livello europeo, come usciamo fuori dall'Italia becchiamo delle mazzate, direi che i grandi giocatori non sono più da noi, quindi per un italiano dovrebbe essere più facile. Vuol dire che magari in questo momento c'è una fase di stanca dei talenti, esistono i periodi, però quelli bravi esordiscono. Tu hai avuto un'esperienza indimenticabile anche a Cagliari, a fianco di Gigi Riva, che compie 70 anni. Volevo chiederti un tuo ricordo di quell'esperienza a fianco del mitico Rombo di Tuono. Tanto auguroni a Gigi per i suoi 70 anni. Io ho avuto l'opportunità, dopo averlo visto da spettatore, vissuto e sognato come calciatore, ho avuto anche l'opportunità e la fortuna di giocarci assieme per 2 anni, fino a che lui purtroppo ha avuto l'infortunio al tendine d'Achille e si è dovuto ritirare. Ma per me è stato un mito, continua a esserlo. Vedo che continua a esserlo per molti italiani, il suo carisma, la sua mentalità, il fatto che non si è mai voluto muovere dalla Sardegna rappresenta qualcosa di importante. Che cosa non ha funzionato a Torino nell'esperienza juventina, Pietro Paolo? Ma ci sono arrivato molto, molto giovane, forse impreparato, il fatto di aver detto di no sicuramente non ha predisposto bene l'ambiente nei miei confronti, poi devo dire che ho avuto qualche malattia, qualche problema che mi ha bloccato, forse non era abbastanza maturo ancora. Agnello? Gianna! Ciao, come va? Quanto tempo! Gianna Agnello! Senti, i maligni dicono che Andrea Agnelli non ha la stoffa del mitico avvocato. Tu che hai conosciuto l'avvocato, puoi confermare questo oppure non sai di questa idea? Non credo si possano fare dei paragoni. L'avvocato ha avuto 70 anni e passa per dimostrare il suo grande carisma, l'ha dimostrato sempre. Poi paragoni di dire che sono pesanti, ecco, quindi non sono dell'idea di fare dei paragoni. Vedremo fra 30 anni se avrà dimostrato di avere il carisma dell'avvocato. Meglio lo scudetto con la Juventus o con il Milan? Ma con la Juventus me li sono goduti, però sono stati un po' sofferti, appunto in mezzo a malattie, problemi. Col Milan invece c'è lo scudetto della maturità, di una grande rincorsa, il raggiungimento del Napoli, il superamento, quindi sicuramente è molto più sentito quello col Milan. Gol al San Paolo te lo ricordi sempre, te lo ricordano sempre i tifosi? Assolutamente sì, ci sono le foto che lo ricordano, ma anche i tifosi gourmet che vengono qui a provare a bere dei vini mi ricordano sempre questi episodi, quindi mi devo tenere sempre pronto e aggiornato sugli episodi. Prima parlavamo del calcio di oggi, ti piace, o meglio, che cosa ti piace e che cosa non ti piace del calcio di oggi? Il calcio mi piace sempre, il calcio è quello. 11 giocatori che corrono attorno con una palla e cercano di portarsela via e di far gol. Il calcio non è cambiato, è sempre bellissimo. Come
come tutte le cose, lati positivi e negativi. Sempre Gianni Rivera, parlando con lui, diceva: arrivati ad una certa età, un ex calciatore deve cercare di trovare altro da fare, no? Tu hai avuto anche un'esperienza breve come allenatore, poi hai deciso di buttarti in questa avventura sicuramente appassionante. Da che cosa è nata l'idea di aprire un locale a Milano, al di là della passione che ovviamente è alla base? Ma direi che la passione, siccome era una cosa di cui mi ero occupato molto, oltre appunto al tentativo di diventare un allenatore, ero un grande appassionato di vini. Quando ho smesso, giravo, assaggiavo, provavo, ho deciso poi di farne anche un'attività. Per fortuna che c'era mia moglie che sapeva cucinare, quindi abbiamo unito le due cose. Vorrei fare un gioco con te, ti dico 10 nomi, magari mi dai 10 aggettivi, oppure mi dici che cosa ti viene in mente. Partirei con Antonio Conte. Antonio Conte, determinazione. Mario Balotelli. Posso passare, per favore? Cristiano Ronaldo. Potenza allo stato puro. Arrigo Sacchi. Estro, creatività. Carlo Tvecchio. Non ho una conoscenza approfondita per dare un giudizio, sarebbe un giudizio superficiale. Diego Armando Maradona. Genio. Silvio Berlusconi. Carisma. Paolo Rossi. Agilità. Gaetano Scirea. Signorilità. E infine, un ultimo rossonero, Marco Van Basten. Un mito. Pietro Paolo, di questi nomi ce n'è qualcuno a cui vuoi dedicare un ultimo pensiero, oppure magari ci vuoi regalare un aneddoto particolare? Beh, ma sapete tutto su Arrigo, no? Arrigo è stato un grande allenatore, un rivoluzionario, molto martellante come persona. Devo dire che delle volte mi fermava sulle scale quando magari non era convinto che avessi capito uno schema e mi mostrava i movimenti anche sul muro. Ecco, questo era Arrigo Sacchi.